ci siamo fortemente impegnati, perché attraverso la programmazione che sicuramente vedremo una Catanzaro diversa fra 5 anni, quando saranno completate tutte le opere, che sono già partite, perché a differenza di tanti sindaci che fanno programmi su cose future, noi ci poggiamo su appalti che sono già partiti e su finanziamenti come l'accordo di programma sottoscritto per i parcheggi qualche giorno fa, dove ci sono già gli impegni di spesa. È il giorno del tagliando dell'amministrazione Abramo. Il sindaco della città capoluogo, in conferenza stampa, circondato dalla sua giunta e alla presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria al complesso monumentale del San Giovanni, fa il punto su quanto è stato fatto in questo primo anno di mandato e guarda ai progetti futuri che vedranno cambiare, dice, il volto della città, con interventi che vanno dai trasporti all'ambiente, dal sistema scolastico all'impiantistica sportiva, alla sanità, con riferimento all'integrazione delle due aziende ospedaliere Pugliese Ciaccio e Mater Domini. Abbiamo le idee chiare su come far funzionare la sanità nella nostra città, non solo il nuovo ospedale ma una casa della salute, perché non vogliamo intasare il pronto soccorso. Noi chiediamo che si porti immediatamente questa semplice legge che parli solamente di accorpamento delle due aziende, ma a noi serve la legge perché bisogna sbloccare i finanziamenti che ci sono oggi nel decreto per il Sud. Senza di quelli non si può portare avanti uno studio di fattibilità per la costruzione di un nuovo ospedale, quindi io non voglio più aspettare. Dunque un capoluogo di regione che per il sindaco Abramo negli ultimi anni è stato penalizzato dalla politica regionale e ora dice che la presidenza vada ad un catanzarese. Io credo che Catanzaro debba difendersi proponendo una candidatura alla presidenza della giunta regionale. Rossella Galati per la CNews 24.